Oggi si discute tantissimo di linguaggio di genere. Le lingue come la nostra, tendenzialmente, non hanno il neutro e questo sta diventando un problema. Quando parliamo sempre più spesso, ci chiediamo se usare il maschile o il femminile. E il tema va ben oltre la lingua in sé, abbracciando tematiche che riguardano il rispetto delle diversità e l'idea di una società sempre più inclusiva. Anche nel nostro piccolo mondo del vino esiste questo tema. Certo, le implicazioni sono molto meno ampie, ma capita a volte di essere indecisi tra maschile e femminile. C'è un caso, in particolare, per cui si sono scomodati addirittura due dei più grandi nomi della letteratura italiana, Giovanni Pascoli e Giosuè Carducci. Sono stati loro, fra gli altri, a insegnarci che, sì, la barbera è femmina. Io sono Jacopo Cossate, faccio il giornalista. E io sono Graziano Nani, entrambi scriviamo di vino. In questo podcast di Cora Media raccontiamo il suo lato più facile e le sue storie. Si chiama Vino Vicino. Chicche, percorsi e sapori in compagnia di Signor Vino. In questa puntata vi portiamo in Piemonte, una delle patrie nobili del vino mondiale, dove si producono quasi esclusivamente vini da uve autoctone. Autoctone significa originarie proprio di una specifica regione, quindi nebbiolo su tutte, direte. E invece no, almeno in termini numerici, il vero protagonista della scena in Piemonte non è il nebbiolo, l'uva con cui si produce il Barolo o il Barbaresco, ma è una delle poche uve che produce un vino declinato al femminile. Proprio lei, la Barbera. Ci voleva il primo premio Nobel per la letteratura, Giosuè Carducci, insieme a Giovanni Pascoli, a confermare, lo dicevamo prima, che senza più ombra di dubbio la barbera è femmina, punto. Per rendere le cose ancora un po' più complicate, teniamo invece presente che se parliamo del vitigno, allora usiamo il maschile, il barbera. Il barbera è un vitigno antichissimo. Da molti secoli viene coltivato praticamente in tutte le zone produttive del Piemonte. Da solo rappresenta quasi il 30% della produzione della regione. È un vitigno che ha conosciuto uno straordinario successo perché si adatta facilmente a tante condizioni differenti. Oltre al Piemonte lo troviamo anche in Lombardia, nell'Oltrepò Pavese, o in Emilia, nei Colli Piacentini, Bolognesi e di Parma. Sporadicamente anche in Sardegna e in altre regioni d'Italia. D'altronde è uno dei primi 10 vitigni coltivati nel nostro paese. Il Barbera è anche il vitigno italiano più esportato all'estero. Praticamente ha seguito gli italiani nell'ondata di emigrazione nel Nuovo Mondo e lo troviamo soprattutto negli Stati Uniti, in California, e anche Sud America, Argentina e Uruguay in particolare. Ora che abbiamo parlato del vitigno, Barbera, possiamo passare alla Barbera, il vino. Succosa, vibrante, sempre caratterizzata da una spiccata acidità, quindi freschezza. Nelle versioni più semplici a me piace definirlo da merenda, proprio perché è vino goloso e leggiadro. Altra caratteristica della Barbera, è un vino super gastronomico, significa che a tavola è davvero versatile e si adatta molto bene a tantissimi piatti. Se oggi conosciamo la Barbera in tutte le sue potenzialità, molto del merito è di una persona in particolare che ha fatto la storia di questo vino. Stiamo parlando di Giacomo Bologna, dell'azienda Braida. Siamo a Rocchetta Tanaro, in Piemonte, all'inizio degli anni Ottanta. Fino a quel momento la Barbera era considerata un vino molto, molto semplice, pure troppo. Anche la famosa canzone Barbera e Champagne di Giorgio Gaber lo dimostra. I due vini venivano accostati proprio per identificare due mondi opposti, quello del vino di pregio e quello del vino popolare un po' più da battaglia. Giacomo Bologna però ha una visione diversa della Barbera. Ne coglie il potenziale, la nobilità, dando vita a un'etichetta che rappresenta una vera rivoluzione. Il bricco dell'uccellone. Bricco, però, attenzione, non è una parola inventata da Braida. In Piemonte, e non solo, è sinonimo di collina. Per questo la trovate diffusa nel mondo del vino. Se volete provare il bricco dell'uccellone, lo trovate nei negozi Signor Vino, insieme a molti altri vini prodotti con questo vitigno. Ad esempio, la Barbera di Walter Massa, dalla zona dei Colli Tortonesi.
Questo vino così famoso, il Bricco dell'Uccellone, ha cambiato molto in termini di percezione. La prima annata imbottigliata è la 1982. Giacomo Bologna decide di affinare la Barbera nelle barrique di rovere francese, una cosa che non aveva mai fatto nessuno prima. Si è sempre pensato alla Barbera come un vino da pasto, un vino conviviale da consumare d'annata, ma lui non è d'accordo e tira fuori il coniglio dal cilindro. Quello che ne nasce è un nome che ha fatto la storia. Un vino che ha messo la Barbera sulla stessa tavola dei grandi rossi del mondo. Prima nessuno aveva mai pensato che questo potesse accadere. Vino Vicino è una serie podcast realizzata da Cora Media per Signor Vino, scritta da Jacopo Manni con Jacopo Cossater. Le registrazioni studio sono di Luca Possi, la post-produzione e il sound design sono di Andrea Girelli, la producer è Monia Donati, la cura editoriale è di Graziano Nani.